E niente, Cosenza che torna in campo dopo il periodo Covid, tantissimi positivi, tantissime assenze, e al Marulla l'Ascoli passa, vince 3-1 la squadra di Mister Sottil, ed è una sconfitta pesante in ottica salvezza, una sconfitta pesante perché siamo ancora in zona playout, perché siamo ormai a 6 punti di distacco da quella che è la zona salvezza, attualmente la SPAL è a 20. 2 punti, l'ultima squadra salva, Cosenza che ha 16 punti, meno 6, più 4 da Crotone che piano piano sta risalendo la china, quindi attenzione perché è una situazione molto, molto delicata quella del Cosenza. Quindi ho chiuso, è arrivato da poco, e ho avuto anche poco tempo per preparare il tutto perché abbiamo avuto vacanze un po' tranciate da questo periodo comunque in cui tantissimi sono risultati positivi. Quindi non era assolutamente semplice. E ci si poteva aspettare che oggi avremmo fatto fatica, però è no anche normale dire che se giochiamo bisogna comunque pensare che qualcosa in più va fatto, cioè qualcosa in più comunque andava fatto. Oggi purtroppo arriva questa sconfitta qui, un 3-1 pesante, un Cosenza che si è schierato in campo con un 4-3-1-2 a quanto riporta qui, ma onestamente 4-3-1-2 la vedo, cioè comunque da quanto leggo qui su diretta.it non ho visto la partita, quindi non posso vedere poi in campo come effettivamente si è creato in Cosenza, però di partenza era questo 4-3-1-2 a specchio, quindi con l'Ascoli che ha visto Matosevic in porta, Bittante, Legione, Risto, Veliotti in difesa, Carlo Palmiero, Situm a centrocampo con Bultan, Pietro Pandolfi e Millico. Allora onestamente penso che possa essere anche un interpretato, sì, boh, comunque questo 4-3-1-2 che mi lascia un po' interdetto, ma alla fine potrebbe anche starci. Magari Occhiuzzi ha voluto provare un altro modulo, considerando anche che i nuovi rinforzi al mercato, ma considerando soprattutto le assenze, perché c'erano quest'oggi diverse assenze e diversi giocatori anche dalla primavera, non tutti, però comunque. Questo è. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, ma a livello comunque di tabellino, Colo Colo porta in vantaggio l'Ascoli, ex della partita, giocatore che abbiamo purtroppo sprecato come talento perché alla fine era un nostro talento, sviluppato la nostra primavera, è andato anche a Rende, poi ha avuto diverse parentesi importanti in Serie C, adesso l'Ascoli sta facendo bene, c'è anche Pulgato, gol dell'ex. Poi Bittante che si fa espellere, doppia ammonizione, fine primo tempo, inizio secondo tempo, doppia ammonizione che lascia il Cosenza in 10, ma questo non ci preclude la possibilità di pareggiare proprio perché qualche minuto dopo autogol di Zaggiù e 1-1 per il Cosenza, che però giustamente anche mi verrebbe da dire, essendo in 10, dopo comunque un periodo, seppur a me gli alibi non è che piacciono molto, però è fattuale che arriviamo da un periodo difficile con pochi allenamenti sulle gambe legato al Covid, ci può stare un calo nel finale, anzi era più che prevedibile un calo nel finale. Rigore di Caligara 70esimo, gol di Iliev subentrato al fine del finale e 3-1 per l'Ascoli. Sconfitta assolutamente pesante per un Cosenza che a livello di statistiche ha tirato la bellezza di 7 volte in porta a 19 invece a favore dell'Ascoli. Un tiro in porta 3, quindi tutti i tiri nello specchio hanno segnato entrambe le squadre, 100% di percentuale realizzativa, incredibile per entrambe, e possesso palla 48 a 52. Questo quindi è. Quindi purtroppo arriva questa sconfitta qui, pesante soprattutto perché in casa, purtroppo in casa in questo ultimo periodo sta facendo male. Dopo che inizio anno con Zaffaroni facevamo molto, molto bene in casa, adesso un po' siamo tornati quelli dell'anno scorso, tra le mura amiche, con diverse sconfitte un po' particolari. Fatto sta che il Cosenza adesso tornerà in campo domenica prossima per il recupero in casa del Cittadella, una trasferta complicatissima con una squadra che lotta per altri obiettivi, che ha una idea di gioco, un'idea comunque societaria, anche di organizzazione ben chiara. Trasferta che, nonostante comunque c'è Gorini quest'anno e non ci sia più Venturato, che adesso gli hanno alla spalla, però la città è quello è. Quindi sta facendo comunque bene, una realtà consolidata di questo campionato e non sarà semplice, ma il Cosenza dovrà andare lì con umiltà, con più comunque allenamenti sulle gambe a disposizione della squadra, per
e cercare di fare punti fondamentali in ottica salvezza, che dovremo cercare di centrare in un modo o nell'altro con gli unghie e con i denti. Detto questo, io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!